Con la visita ai campi di Birkenau e Auschwitz si è concluso il viaggio della memoria, organizzato dal Ministero dell'Istruzione e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha condotto circa un centinaio di studenti delle scuole superiori d'Italia nei luoghi dello sterminio nazista. Ad accompagnare i ragazzi, le sorelle sopravvissute ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, Andra e Tatiana Bucci, le più giovani italiane tornate dai campi, nonché le uniche sopravvissute del nostro paese sotto i 10 anni. Si è aperto con una giornata fatta di leggerezza e approfondimento il Festival della Scienza Adventura, organizzato dal Polo Liceale Mattioli di Vasto, giunto alla sua 20ª edizione. Quest'anno il tema scelto è stato quello dei paradossi. Questo è un festival di valorizzazione che si basa sulla condivisione e che coinvolge il territorio, non solo quello vastese, ma anche quello molisano, ha spiegato la dirigente scolastica Maria Grazia Angelini. Crediamo sempre che la violenza riguardi altri, altre ragazze, altre persone, ma se nel mondo una donna su 3 è vittima di violenza, allora quella donna potresti averla al tuo fianco, o forse basterebbe che ti guardasse allo specchio. Dove si nasconde la violenza? Se lo chiedono i ragazzi dell'Istituto Einaudi di Roma, protagonisti del progetto A Scuola di Rispetto, che ha riunito 1.500 studenti di tutta Italia per dire basta alla violenza sulle donne. Un progetto che si è concluso al Teatro Ghione di Roma, dove è andato in scena lo spettacolo Women at School, Love Not Violence, una giornata di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, che ha coinvolto 400 studenti. Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato, con un video diffuso su Facebook, la pubblicazione delle materie della seconda prova della maturità 2019, in calendario per il prossimo 20 giugno. La prova, quest'anno, riguarderà più discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi, fatta eccezione per quegli indirizzi in cui la disciplina caratterizzante è una sola. In particolare ci saranno latino e greco per il liceo classico e matematica e fisica allo scientifico. Inoltre, all'orale, la sorte deciderà gli argomenti sui quali i candidati dovranno farsi trovare pronti. Saranno infatti gli stessi studenti a scegliere tra 3 buste chiuse. Durante l'orale i candidati esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. Una parte del colloquio riguarderà poi le attività fatte nell'ambito di cittadinanza e costituzione, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti. Liceo Panzini di Napoli, un incontro per parlare di disabilità e inclusione. Liceo Vico di Sulmona, un concorso per ricordare Carmelina, studentessa morta nel terremoto dell'Aquila. Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo di Latina, gli studenti imparano a conoscere prodotti bio e a chilometro zero con il progetto di educazione alimentare Mangiando si impara. Scuola primaria dell'infanzia di Cisterna d'Astri. Una preghiera che parla di solidarietà e fratellanza è l'Ave Maria Migrante, cantata dai bambini che hanno aderito al progetto Saltamuri.